Comunque, lascio la parola a lui perché anche oggi ha le tre parole del buon lavoro di oggi, le lascio appunto, quindi lascio la parola a Filippo Poletti, top voice di LinkedIn. Buon lavoro, Filippo! Buon lavoro a tutti. Puntata speciale oggi 24 giugno. Perché? Perché questa è l'ultima puntata della stagione 2023-2024 di Buon Lavoro. E allora vediamo insieme, come di consueto, le tre parole chiave della settimana. La prima parola chiave della settimana è campi estivi. Campi estivi gratis per i figli dei dipendenti. Dove accade? Accade in ENI, campi estivi gratis a Cesenatico o a Bardonecchia, gratis in Ferrari, salvo l'iscrizione di 20 euro. Pensate un po', i ragazzi sono accolti dalle 7:30 alle 20:30 fino al 31 luglio. E infine, gratis in Pirelli. È finita la scuola, ben venga l'attenzione ai figli dei collaboratori da parte appunto delle aziende. Passiamo alla seconda parola chiave della settimana. La seconda parola è bilanciamento. Attenzione, al primo posto dei desideri dei lavoratori c'è l'equilibrio vita-lavoro. Al secondo posto c'è il buon clima di lavoro, al terzo c'è lo stipendio. Chi lo dice? Lo dice una ricerca presentata da Randstad. Interessante il commento del CEO Marco Ceresa. Quello che notiamo, ha detto il manager, è il diffondersi di un'idea di azienda come prosecuzione ideale della propria vita privata. Molti candidati, ha spiegato, si preoccupano di avere un capo che ascolti ogni loro richiesta o colleghi con i quali appunto tessere relazioni amicali. Equilibrio vita-lavoro, buon clima e stipendio, ricetta molto semplice. La terza e ultima parola chiave della settimana è risorse umane. La concorrenza con che cosa si fa? Si fa con le risorse umane. Le sfide possono essere vinte solo da aziende capaci di rapporti di fiducia con i lavoratori. Chi l'ha detto? Lo ha detto Christian Biasoni, CEO di Chef Express. Oggi i fattori che determinano il successo, ha spiegato il manager, sono due: il capitale umano e la digitalizzazione. Ovviamente la tecnologia consente di liberare tempo alle risorse umane che possono focalizzarsi su compiti di maggior valore aggiunto, dove per esempio nella relazione con i clienti. Quindi ricordiamoci, la vera concorrenza sono le persone che poi fanno appunto i prodotti e i servizi delle aziende. E allora, cari amici, buon lavoro a tutti, arrivederci a settembre con la nuova serie di Buon Lavoro. Nel frattempo ricordatevi di iscrivermi dove? Su LinkedIn o LinkedIn. Ancora una volta, buon lavoro a tutti!